Ciao ragazzi e bentornati sul canale MacGabri Collections. In questo video faremo la recensione di Costruisci l'Orient Express, il leggendario treno della compagnia The Wagon Lits degli anni 20. Siete pronti per questo fantastico unboxing? Allora iniziamo! Orient Express, ma come sarà? Vai! E prima di iniziare con l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like a questa recensione e cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al nostro canale MacGabri Collections. Vai! La prima uscita la trovate in edicola al prezzo speciale di lancio di 1,99€. Quest'opera è distribuita dalla Hachette ed è un'opera per collezionisti e modellisti non indicati per bambini al di sotto dei 14 anni. Ok, ma andiamo a vedere di cosa si tratta, vai! All'interno del primo fascicolo troviamo la fustella con i primi componenti che a breve andremo ad assemblare. Poi troviamo il fascicolo numero 1 dell'Oriente Express e poi, ma guardate cosa abbiamo trovato, la planimetria! Ma wow, che spettacolo! Sarà un lenzuolo, sarà una cosa gigantesca. E soprattutto la cosa più importante, la guida all'opera. Ok, andiamo a vedere in cosa consiste l'opera dell'Orient Express. Guida all'opera, vai! Eccolo qui il piano dell'opera dell'Orient Express. Procediamo! Allora, quest'opera è composta da 120 fascicoli. Allora, la leggenda dell'Oriente Express. Saliamo a bordo di un'icona del trasporto su rotaia. Ma andiamo a conoscerlo meglio. Allora, messo in servizio dalla compagnia The Wagon Lits nel 1883, ha legato lungo i binari del vecchio continente le città più affascinanti d'Europa, da Parigi a Istanbul. Riscopriamo la storia di un vero e proprio grand hotel, le sue carrozze, gli arredi dei saloni, del vagone ristorante e tantissime altre cose. Spettacolare! Nei fascicoli troveremo la leggenda dell'Oriente Express con illustrazioni, fotografie, approfondimenti, quindi tutto ciò che riguarda questo fantastico treno. Poi i componenti del diorama, quindi un'accurata descrizione di tutti gli elementi forniti con le uscite, con le istruzioni di montaggio passo passo, sarà un plastico spettacolare. E poi ci sarà anche una sezione dedita al corso di fermodellismo, ossia di questo plastico, quindi tutti i consigli, i trucchi e i segreti del mestiere per ottenere il massimo realismo delle parti paesaggistiche. Fantastico! Ok, entriamo più nel dettaglio, vai! Wow, ed eccolo qui! Costruisci la ferrovia dell'Oriente Express nello storico scenario del Passo del Sempione. Spettacolare, questa guida dell'opera è fantastica, ma cominciamo da qui, vai! Eccola qui, la locomotiva Chapelon Pacific 231, guardate che spettacolo! E questa sarà compresa nelle uscite. Guardate qui un'anteprima del treno, guardate che spettacolo, quindi la locomotiva, il tender portacarbone e tutti i vari vagoni, che spettacolo! In più, all'interno del corso, avremo la possibilità di acquistare il kit elettrico che ci consentirà di comandare la locomotiva, gli scambi e le luci di tutto il diorama. Spettacolo! E il kit conterrà i vari alimentatori per gli scambi, per le luci, l'interruttore per l'impianto di illuminazione, gli interruttori di sezionamenti, la bobina, il cavo bipolare, il lampadario, cioè sarà un modellino veramente fantastico! Entriamo ora nel vivo dell'opera, eccolo qui riprodotto il modellino, il plastico completo che riproduce lo storico scenario del Passo del Sempione. Guardate che bestia, stiamo parlando di un plastico dalle dimensioni di 270x150 cm, quindi occuperà parecchio spazio. Questo è veramente un'opera per veri appassionati di treni.
fantastico. Allora, andiamo a vedere tutti i vari esempi. Ecco qui. Allora, la carrozza passeggeri. Guardate, sarà spettacolare. Quindi, nel suo colore blu originale degli anni 20, con lo stemma della compagnia de Wagonlits. Poi troviamo la carrozza ristorante completa di poltrone e tavoli come sulla carrozza originale, quindi è una riproduzione fedele. E poi troviamo l'interno della carrozza in stile Belle Époque con decori arredi lussuosi ed eleganti. Spettacolare, ma guardate che bello il plastico, con tutte le riproduzioni, la stazione, gli alberi, le strade, la ferrovia, i ponti, le gallerie, guardate che spettacolo! E poi, guardate, troviamo anche la carrozza bagagliaio per il trasporto corrispondenza e delle valigie dei passeggeri, il portale di sello, ossia la doppia galleria del traforo, ultimata nel 1922. E poi gli scambi elettrificati, quindi gli scambi sono motorizzati e comandati a distanza. Wow! Poi troviamo il portale Briga, eccolo qui, l'uscita dei due tunnel lato nord. E poi le luci per illuminare il plastico, tutte le luci per illuminare la stazione, l'abitazione e i lampioni stradali. Poi qui c'è una descrizione della ferrovia, cioè il plastico nella storica tratta del tunnel del Sempione con i due portali del traforo riprodotti fedelmente, ossia il portale di Briga e il portale di Sella. Eccoli qui, il 7 e il 6. Spettacolare. E poi il tracciato riprodotto fedelmente con il Orient Express trainato dalla locomotiva Chaplon Pacific 231. Spettacolare. E poi l'ambientazione, quindi tutta l'atmosfera del traforo del Sempione, così come appariva negli anni della sua realizzazione. Spettacolare. E poi tutti i consigli utili per creare il vero realismo di questo plastico. Spettacolare. All'interno del fascicolo poi troviamo anche la prima parte della planimetria. Cioè, ma guardate che bestia, è impossibile inquadrarla tutta. E questa è soltanto la prima parte. Guardate che spettacolo, sarà gigantesco questo plastico. Fantastico. Guardate che bestia. Mamma mia, enorme ragazzi, enorme. Bene, andiamo a vedere il fascicolo numero 1. Vai! Andiamo a vedere il fascicolo numero 1, l'Oriente Express. Procediamo. Allora, all'interno troviamo tantissime informazioni su questo fantastico treno, ossia la leggenda dell'Oriente Express. Qui potete leggere tantissime informazioni su questo treno. Dopo, l'altra rubrica è il corso di fermodellismo. Guardate che spettacolo questa anteprima della stazione di Sel di Trasquera, dove si vede anche il treno e tutta la parte della ferrovia, gli scambi, ma spettacolare. Guardate poi qui questa anteprima del modellino completo dell'intero plastico. Guardate che spettacolo, guardate i dettagli, fantastico. E poi, amici, ecco qui la fase più importante, ossia tutte le istruzioni di assemblaggio allegate a questo video tutorial. E allora non ci resta altro che iniziare, vai! Ed eccoli qui i componenti che abbiamo trovato all'interno dell'uscita numero 1, ossia troviamo la parte della carrozza ristorante, che bello, a breve la vedremo nei suoi dettagli, la parte dei finestrini e poi la facciata della stazione Isel. Guardate che spettacolo, complete di persiane e finestre, spettacolare. Bene, direi di iniziare con l'assemblaggio, vai! Iniziamo l'assemblaggio dalla prima facciata della stazione Isel, eccola qui. Ma vedete come è stata realizzata bene? Guardate i mattoncini in alto rilievo, cioè uno spettacolo. Guardate pure le decorazioni che si trovano sopra le finestre e sopra le portafinestre. Quello che faremo in questa fase di assemblaggio sarà proprio quella di assemblare le finestre e le persiane. Ok? Allora siamo pronti? Allora iniziamo. Questa è la parte posteriore. Vai!
Questa è la prima finestra che andremo ad assemblare. Allora, da un lato c'è la decorazione con la finestra, invece dall'altra parte è completamente liscia. Quindi noi dobbiamo rivolgere la parte con la decorazione verso l'esterno, quindi lo avviciniamo nella sua posizione e dobbiamo far corrispondere i quattro pioli con i quattro fori che ci sono sulla finestra. Procediamo. Ecco fatto, spettacolare! Ed ecco come si presenta, cioè è fantastico! Ok, procediamo con gli altri pezzi. Andiamo ad assemblare le persiane, ma cioè guardate quanto è piccola questa persiana. Ma è spettacolare, è fatta benissimo, guardate che spettacolo, ok? Non facciamo altro che inserirla su questi due fori. Ecco fatto, spettacolare. Procediamo con la seconda. Wow, ed ecco qui la prima finestra assemblata. Guardate che spettacolo! Ok, adesso facciamo la stessa cosa per l'altra finestra e per le due portafinestre, vai! Andiamo ad installare la seconda finestra. Wow! Poi capovolgiamo e andiamo a montare le due persiane. Wow, che spettacolo! Ed ecco fatto, abbiamo finito di assemblare le due finestre con le persiane. Ma guardate che spettacolo! Procediamo ora ad assemblare le due portafinestre. Allora, cominciamo da quella del lato sinistro. Quindi giriamo il plastico e andiamo ad incastrarla qui, nel suo posto. Spettacolare! Dopodiché andiamo ad assemblare anche l'altra, in questa maniera. Ok, e dopo giriamo e andiamo a fissare le persiane. Procediamo con la prima. Eccola qui. Wow, ma che bello! Poi la seconda. Ok, quindi la prima l'abbiamo terminata. Andiamo a completare anche l'altra. Perfetto! Ed ecco come si presenta la facciata della stazione Isel dopo che abbiamo assemblato le due finestre con le persiane e le due portafinestre con le relative persiane. Guardate com'è fatto bene. Volevo farvi anche notare il realismo di queste due finestre. Guardate, questa c'è soltanto un'anta aperta, mentre in quella di destra troviamo tutte e due le ante aperte, che praticamente fanno, ci danno proprio il senso di realismo. Guardate che spettacolo, sembra come se qualcuno fosse appena entrato nella stazione, cioè spettacolare! Ok, detto questo, siamo pronti per assemblare la carrozza, andiamo! Eccola qui, la carrozza ristorante! Guardate che spettacolo! Allora, si presenta blu, quindi con il classico colore originale degli anni 20 e il tetto tutto bianco, guardate che spettacolo! È fantastica. Poi qui troviamo il logo della compagnia Wagon Lits e poi qui troviamo la scritta del vagone ristorante. È fantastica. Ok, in questa fase di assemblaggio andremo a montare i finestrini sui due lati della carrozza. Guardate i dettagli di questo modellino, guardate che spettacolo, si intravede anche la porta che c'è di separazione tra un vagone e l'altro, guardate che spettacolo, guardate poi la scala che serviva per salire su. Cioè, è fantastico! Questo è l'elemento di unione tra i due vagoni. Cioè, è fatto veramente bene! Che spettacolo! In primo piano il logo della compagnia Wagon Lits. Anche la parte superiore della carrozza, vedete come sono stati realizzati perfettamente tutti i particolari. Eccezionale! Ok, procediamo con l'assemblaggio!
Questi sono i finestrini del vagone che abbiamo trovato all'interno del fascicolo. Ci sono due barre, ossia una più lunga e una più corta, tanto si riconoscono dal numero di finestre che ci sono sulle facciate del vagone. Ok, quello che dobbiamo fare è andare a rimuovere queste coperture bianche del nastro biadesivo, dopodiché possiamo attaccarle dall'interno. Procediamo. Bene, abbiamo rimosso tutte le pellicole del nastro biadesivo, adesso siamo pronti ad incollare i finestrini all'interno della nostra carrozza. Quindi troviamo la giusta corrispondenza di tutti i finestrini e andiamo ad esercitare una leggera pressione per incastrarla perfettamente nel suo posto. È fantastica! Ok, adesso facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Abbiamo rimosso le pellicole della seconda fila di finestrini, quindi andiamo verso l'interno a posizionarle correttamente e a incollarle. Vai! Perfetto, in questo modo. Ed ecco come si presenta la carrozza ristorante dopo che abbiamo assemblato i finestrini su tutte e due i lati della carrozza. Guardate che bello! Questo è il primo lato e questo è il secondo lato. Ma guardate che spettacolo! È fantastica questa carrozza! Bene ragazzi, siamo arrivati al termine di questo video tutorial in cui abbiamo assemblato i primi componenti dell'Orient Express della Wagonlitz. Eccoli qui, la facciata della stazione e la carrozza ristorante. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciate un super like e soprattutto cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al nostro canale MacGabri Collections. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!